Ehi, quanto tempo, ragazzi! Tengo su gli occhiali da sole o li tolgo che ho l'allergia? No, pensavo peggio, dai. Ce li togliamo, dai, per questa volta mi vedete bene in faccia. Molto chilling, molto tranquillo. Questo video leggero. Prendiamola leggera, perché tanto è un gioco, no? Si dice che è un gioco, va bene. Come state prima di tutto? Io tutto tranquillo, devo dire, si fanno cose, si gioca sempre meno a Pokémon Go, come già sapete magari dal mio Instagram, e spero anche voi tutto tranquillo, ma comunque oggi parliamo un attimo della community di Pokémon Go e della Niantic in generale, perché insomma sono successi un po' di casini in quest'ultimo mese. Volevo fare un video in realtà dedicato all'inizio di aprile, però ho detto lascio passare un attimo, magari cambia qualcosa, c'è qualche risposta, insomma. Vediamo un po' cosa succede e cosa succede? Niente, non è successo niente. E cos'altro posso dirvi prima di cominciare a parlare di questa cosa? Vi faccio vedere una cosa alla Davide Nico, visto che sono sempre il solito. Fantastico. Non so se mette a fuoco, metti a fuoco su. Ok. Avete presente cosa sono? Sarebbero tipo 50 euro. E adesso non sono più nulla. Vabbè, li appoggio qui, li terrò per ricordo. Comunque, ragazzi, partiamo con questo video perché oggi parliamo semplicemente di come è andato a finire Pokémon Go. E questo penso sarà il mio ultimo video davvero di Pokémon Go. Perché per la piega che ha preso il gioco e soprattutto da come è gestito il gioco, mi prude dappertutto a fare contenuti anche solamente un po' su Instagram, devo dire la verità, riguardo Pokémon Go. Cioè mi sembra di fare una piccola pubblicità ogni volta a un gioco che non se lo merita più. O meglio, non è il gioco che non se lo merita, ma è le persone, sono le persone che lo gestiscono che non si meritano più nulla, assolutamente. Comunque andiamo con ordine. Allora, come già sapete, a inizio aprile, ormai una ventina di giorni fa, oggi siamo che giorno è oggi? Scusatemi, il 19 aprile, ok, c'è stato il nerf dei raid remoti. Vuol dire che c'è stata una limitazione ai raid remoti, se ne possono fare 5 al giorno, ma soprattutto, anzi, le cose vanno, che ovviamente viaggiano assieme, hanno aumentato i prezzi di questi raid remoti, di parecchio anche. Quindi, che dire? Allora, prima di tutto, la Niantic eventualmente non è interessata ai soldi, da quel che si capisce, perché capisco aumentare i prezzi per guadagnare più soldi, tanto i giocatori hardcore fanno tanti raid comunque, ma limitare a 5 significa avere un guadagno limitato per ogni giocatore, quindi molti molti meno raid che si possono fare e molti meno soldi di conseguenza. I raid remoti costano, come tutto quello che c'è nel gioco, praticamente gli oggetti per fare cose migliori nel gioco, e queste limitazioni, a partire dal guadagno che Niantic potrebbe avere, insomma, non hanno, secondo me, un senso. E allora, che altro aggiungere? Questi raid remoti, come vi ricordate già, vi sapete già tutto, sono stati aggiunti dopo il Covid-19, la pandemia e tutto il resto. E non erano praticamente, in teoria, cioè non si pensava a nulla di questo tipo, non erano previsti. E vanno, come aveva detto la Niantic un po' di tempo fa, vanno contro allo spirito del gioco, che sarebbe esplorare, andare in giro e tutto il resto. Ora io tiro fuori il telefono perché vediamo un po' cosa ho fatto in questi giorni. Andiamo nella mia galleria, semplicemente. Allora, eccoci qua, fotocamera, ma proprio pronti via, cioè basta andare giù un secondo, ad esempio, e praticamente, ecco, io ero qua. Questa qua è la foto della mia galleria, questo è un post di poco tempo fa. E no, questo è un video. Ok, io ero qui praticamente. E qui non ho neanche aperto il gioco per giocare a Pokémon Go. Cioè, ma esempio così pronti via, nel senso, cioè, faccio tantissime cose. Qui ero in un parco a fare dell'altro. Cioè, Pokémon Go non l'ho neanche aperto. Qui c'è Lana che sta cagando, che ve la faccio vedere, guardate che bella. Lana sta bene, tutto il resto. E non lo apro, cioè se prima lo aprivo con il Goccia, adesso non lo apro più Pokémon Go, cioè io mi faccio gli affari miei, la mia vita va avanti uguale, è un gioco, ne abbiamo già parlato tantissime volte.
E insomma, vabbè, comunque a parte questo mi vado sempre, mi perdo sempre via con queste cose, ma come vi ho detto deve essere un video leggero, dobbiamo fare una conversazione, poi nei commenti voi mi dite un po' cosa ne pensate. Vabbè, comunque c'è stato questo nerf dei raid remoti, limitazioni su limitazioni, ovviamente sono impazziti tutti quanti, la community è impazzita, secondo me giustamente, perché la community, diciamo, è impazzita di più la community dei giocatori hardcore, appunto, quelli che fanno davvero tanti raid. Che poi, allora, il discorso è, io, molta gente che conosco, la maggior parte, posso dire, dedica tot ore al gioco, chi una, due, tre, quattro ore, per chi no, chi, perché no, chi ha tempo dedica più ore al gioco, si può anche fare. E cattura manetta, fa polvere, cattura gli shiny, cattura, fa le missioni, insomma, tutta una serie di cose. E sta fuori ad esplorare, come diceva la Niantic, per ore, per ore. Adesso genericamente diciamo ore. Poi la sera si trovano con la community globale e si fanno i raid remoti nelle varie, col fuso orario che, essendo la terra che non è piatta, che gira, c'è cioè il fuso orario. Non so se avete presente. E, insomma, queste persone che conosco, miei giocatori, amici e tutto il resto, si fanno un tot di ore fuori a giocare, come vuole lo spirito di Niantic, poi si mettono lì e fanno i raid remoti con la community e tutto. Ma parlo di raid remoti, cioè si devono trovare il leggendario al 100, magari fanno 100 raid al giorno. Adesso 100 e 100 non vanno d'accordo, facciamo 50 raid al giorno, cioè nel giro dell'evento di una settimana magari sono capaci di fare 350-400 raid tranquillamente per trovare il Pokémon leggendario al 100% piuttosto che il Pokémon con il costume, eccetera, eccetera. E a proposito di costumi, cioè ormai si fanno i costumi, ricicliamo robe, mettiamo il fiocchettino e dobbiamo trovare l'altro 100, l'altro shiny, e tutto così, cioè sempre così. Sono anni che c'è sto gioco e facciamo sempre le solite robe, comunque vabbè. Detto ciò, hanno nerfato i raid remoti, c'è stato un movimentarsi della situazione, diciamo, da parte della community, sono arrivate tipo 100.000 firme, hanno raggiunto, se non sbaglio adesso, in una ventina di giorni, su change.org, per la petizione contro questo nerf dei raid remoti, cioè lì volevano rimetterlo semplicemente. Cioè la petizione è firmata per far tornare tutta la normalità, far costare i raid remoti un tot e togliere ovviamente il limite. 100.000 persone, ragazzi, non sono poche. Ma soprattutto c'è stato su Twitter tendenza per diversi giorni ancora IAS Niantic e anche lì 100.000 post tranquillamente. L'ultima volta che ci ho guardato era 70.000, ma era qualche giorno fa, ormai una settimana fa. Quindi facciamo circa 100.000 post anche su Twitter. E quindi un gran numero di interazioni, di lamentele, richieste, insomma, tutta una serie di cose, perché poi sono stati scritti dei testi direttamente indicati per Niantic, per far sì che Niantic leggesse queste cose e magari desse una risposta e cambiasse idea sulla cosa, o comunque almeno una risposta. Ecco, e questa risposta, ragazzi, dopo circa 20 giorni, non c'è stata. Non c'è stata. Cioè, 100.000 persone che ti firmano una petizione e 100.000 persone che ti rompono il cazzo su Twitter non sono servite a niente. Questo dopo 20 giorni. Adesso io magari faccio il video e tra una settimana cambia qualcosa, ma secondo me no. E questa cosa, secondo me, ragazzi, è a dir poco penosa. Penosa. Cioè, tu non puoi, non c'è nessuna scusa. Cioè, tu non puoi far finta di niente. Dopo 100.000 persone che ti firmano una petizione, 100.000 persone che poi ipotizzando che siano le stesse, va bene, ma sono 100.000 persone che fanno una roba per il gioco, chiedono delle risposte, dei cambiamenti, eccetera, per il gioco e tu fai finta di nulla. Tu, Niantic, tutti i presidenti, dipendenti, programmatori, sviluppatori, scarsi a fare il loro lavoro perché il gioco è comunque pieno di bug dopo 6-7 anni, quello che è. Insomma, indifferenza totale. L'indifferenza è la miglior arma. Peccato che non abbiamo fatto un torto a nessuno, non abbiamo 15 anni, non siamo più alle medie, alle scuole medie, alle superiori, che si faceva il torto all'amichetto o all'amichetta e si faceva finta di niente, perché poi il tempo passa e si fa finta di niente, no? No, Niantic, 100.000 persone che rompono le palle e si fa finta di niente. Va bene, e
Detto questo, concludendo, io direi che non mi aspettavo niente prima dal gioco, perché abbiamo visto come sono andate le cose anche a livello di eventi, soliti bug, solite cose, eventi che si potevano fare in tutt'altro modo. Anche loro in tour mi hanno detto che è stato un disastro, insomma, cioè a livello di connessione eccetera, veramente una roba non ridicola, cioè mi dispiace fare questo video, mi dispiace, perché la potenzialità che ha e che ha avuto questo gioco è talmente tanta che non si rendono conto che a fare determinate cose sarebbe il gioco, uno dei giochi più, forse più giocati su mobile, che già lo è per l'amor del cielo, però insomma la gente poi si rompe le palle, io in primis che, allora, io faccio questo video in realtà, sta abbaiando Lana, ciao, faccio questo video in realtà per parlare di una situazione che mi ha stufato già da tempo, perché a me non cambia nulla effettivamente di questa modifica dei raid remoti, ne facevo pochi prima e ne faccio pochi tuttora anche con questo limite, però ad esempio se io mi trovo con amici e, cioè io proprio qui a casa mia ad esempio facevamo le raid hour, ci trovavamo a casa mia, facevamo gli aperitivi e qua ne vediamo tipo 15-20 di palestre da casa mia e ce li facevano tutti uno di filo all'altro, magari non 20 perché poi il tempo è quello che è, adesso non ricordo, no, ma 20 si fanno in realtà, 22 minuti per lobby, sono 40 minuti, si fanno tranquillamente, più battendo il raid boss, però allora facciamo 10-15 raid, va bene, facciamone pure pochi, qualche raid lo facevamo, insomma ci trovavamo bei tranquilli in compagnia e tutto il resto e facevamo questi raid, adesso ne facciamo 5 e andiamo tutti a casa, va bene, non c'è nessun problema. Ma parlando anche di questo, 5 raid al giorno, cioè vuol dire che uno streamer che fa Pokémon Go, che si faceva le raid hour sia locale che in tutto il mondo, perché poi si veniva invitati e tutto il resto, fa 5 raid e finisce lo stream. Se voleva fare la raid hour si fa questi 5 raid, quanto durano? Un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è, e poi stream finito, va bene, ok, altro paio di maniche come si dice. E a proposito di youtuber, io ho apprezzato tantissimo gli youtuber internazionali che hanno fatto un gran lavoro di condivisione video, robe eccetera eccetera, ad esempio Mystic7, Zochudots, Trainer Tips, Trainer Club, poi chi c'era di altro, vabbè insomma tanti, ho citato chiaramente quelli un po' più grossi ovviamente, però anche Proplanti aveva fatto qualcosa e aveva condiviso tante cose su Twitter, ma in realtà un po' tutti questi che ho citato hanno dato un bel contributo alla community, cioè è ovvio, Flisking che vabbè non è su YouTube ma su Twitch e che ha dato, cioè c'è da dentro parecchio con Pokémon Go, è praticamente il suo lavoro e vorrebbe che sia un gioco migliore e tutto il resto, e quindi ha picchiato forte diciamo su Twitter, però anche lì non è stato ascoltato. E stavo dicendo, queste persone rilevanti secondo me sono fondamentali per farsi sentire da parte di Niantic e hanno fatto un gran lavoro di condivisione di post eccetera eccetera, che però come già detto prima non è stato in nessun modo ascoltato, non abbiamo ricevuto risposta. Concludo questo video ragazzi dicendovi che Brandon Tan 91, il giocatore più forte del mondo eccetera, ha cavalcato l'onda di questa cosa, di questo nerf dei raid remoti, dopo ovviamente giorni, adesso non è successo diciamo subito ma ci è voluto un po', perché è successa una cosa che vi metto qui da parte. Allora praticamente c'è stata una roba della nonna di Singapore, diciamo un meme, una roba della nonna di Singapore insomma che non è d'accordo con i raid remoti, insomma adesso non ve la racconto con nei dettagli perché è una minchiata, essenzialmente è una minchiata, ma comunque anche questa cosa è stata, insomma ci si è riso sopra, ha fatto parlare anche sta cosa, ovviamente tutto molto meme, cioè molto ironico e tutto il resto, no? E questo Brandon Tan cosa va a fare? Approfitta di questa situazione e come vedete qui, scusate ma c'era la nana che abbaiava, stavo dicendo, questo Brandon Tan ha approfittato di questa situazione e ha fatto le magliette della Average Singaporean Grandma. Tutti ovviamente super polemici, hanno commentato, gli hanno impilato di nomi. Come vedete ci sono tipo 300 like e 289 commenti, tutti super polemici eccetera eccetera. E oggi, dopo che sono passati 2 giorni da tutti che lo criticavano per questa scelta,
ha messo questa bellissima foto con questa bellissima faccia che non dico niente perché vabbè dai, sti cazzi. Stay happy guys, have a nice day, con la faccina che sorride e il cuoricino. Io ho commentato scrivendo unfollow, have a nice day, ma vabbè, so che non cambia la vita questo qua, se io scrivo sta roba, se tolgo il follow, eccetera, però la risposta a tutto questo da parte sua con questa bella faccia, come me che cacchio me ne frega, tanto io ho i soldi, ho la disponibilità economica, gioco a Pokémon Go e non me ne frega niente di voi. Anche se non li ho fatti rendere moti, va bene, cioè, ok. Ti dirò ok, bro, però la community si è incazzata molto con lui, giustamente, secondo me. Perché sì. E posso dire, adesso concludo perché ho parlato veramente tanto, che non contano i soldi, Brandon Tando Vanturo. Alla fine conteranno i momenti, le persone, insomma, tutto il resto, quello che si è condiviso tramite il gioco, perché rimane sempre un gioco e ci si incazza troppo. Io, cioè, questo video non servirà a niente, però volevo parlare alla telecamera, sinceramente, avevo voglia di buttare fuori qualche idea e condividerla con quelli che ancora mi vedono su YouTube ogni tanto, che tra l'altro saluto, ringrazio e tutto il resto, perché fa sempre piacere, ma ci sentiamo abbastanza spesso anche su Instagram, ogni tanto pubblico qualcosa. Però adesso veramente faccio molta fatica a parlare di Pokémon Go, in qualche modo di anche un singolo post mi dà fastidio fare pubblicità a questo gioco, sinceramente, anche se adesso non sono più rilevante, non lo sono mai stato nel mondo, figuriamoci, e in Italia lo sono stato per un periodo, ma come sapete tutti poi ho piantato lì con i video che mi sono un po' rotto. Ed è un peccato perché questo gioco ha tantissime potenzialità e la gente che lo gestisce non ci sa fare, secondo me non ci sa fare. Ci sono tantissimi modi per fare le cose, ma così veramente zero. Speriamo che in qualche modo vendano a qualcun altro che prenda in mano la situazione, ma ragazzi, secondo me non va bene, non va bene, non so come fate voi a giocare ancora, io ormai mi sono ridotto a giocare, a fare le cose del giorno, Pokéstop, cattura, missione del giorno, quelle cose lì. Gioco ogni tanto a eventi, se ci sono eventi decenti, in compagnia e basta, altrimenti c'è dubbio che io giochi. E poi mi trovo con gli amici e il gioco è una cosa in più, essenzialmente, cioè, basta, finito qua. Concludo dicendo che cito una frase che mi aveva colpito molto di una ragazza a cui tengo molto, che saluto, che aveva scritto in inglese, ovviamente io la traduco in italiano, aveva scritto: siamo arrivati per i Pokémon, siamo rimasti per la community, ce ne andremo per Niantic. È una frase che mi ha sempre colpito e mi sono sempre chiesto quando ce ne andremo per Niantic, quando sarà arrivato il, diciamo, la terza fase di questa citazione, insomma. Mi sa che ci siamo, ragazzi, mi sa che ci siamo. Io ci sono sicuro, non so voi, ditemelo un po' nei commenti, parliamone, ditemi se qualsiasi cosa, ditemi nei commenti un po' cosa, come vedete questa situazione, cosa ne pensate, se ha fatto sì che ha cambiato il vostro modo di giocare, se già giocavate poco prima, molto, insomma, ditemi, commentate, ditemi un po' cosa ne pensate. Noi ci rivediamo, non credo ci rivedremo in un prossimo video, ma non, anzi, magari sì, ma non sarà di Pokémon Go, sicuramente. E un saluto da Davide Nico. Ciao ragazzi!